Saluto a tutti. Oggi vi propongo di fare un giro nel Mediterraneo a scontri di pastori. Allora, oggi siamo qui in Sardegna, principiamo per la Sardegna, siamo davanti a queste nuraghe, sapete che nuraghe sono 7.000 in Sardegna, sono dell'epoca neolitica, e sto pensando che l'elemento della natura, l'acqua e pietre erano spiriti che campano con lumi. Allora, per parlare di queste nuraghe, erano pastori, ogni invitato c'è un pastore di Sardegna, siamo qui in un nord-est, un nord-oriente della Sardegna, un paese Torpè. Ah, ti saluto Raimondo Farina, ti saluto di riceverci in Udol. Buongiorno, per gli amici. Parlate sardo o italiano? Infatti, parliamo il sardo, la lingua principale, l'italiano dobbiamo per forza parlarlo, perché altrimenti qualcuno non ci capisce. Allora, ti ringrazio di riceverci qui in Udol paese, molto onorato. Gentile, onorato. Allora, guarda un poco, parliamo appena di un pastoralismo in Sardegna oggi. Va bene o va male il pastoralismo? Come va? Allora, in Sardegna potrebbe andare meglio, perché ci sono delle cose che andrebbero migliorate per aiutare la categoria, perché alla fine ci sono problemi legati sia ai terreni, sia al bestiame, sia anche una volta che abbiamo terreni e bestiame, dare il prodotto, il latte oppure i formaggi. Ma hai detto che c'era due bigode per un abitante in Sardegna? Sì, dovrebbe essere quello, almeno così ci dicono quelli che ne sanno più di noi, che ci sono due capi di pecore per ogni abitante. Si può dire 3 milioni, no? Sui 3 milioni di pecore. E c'è abbastanza da dare per queste bigode? Il terreno sì, c'è. C'è, però specialmente nei nostri paesi, nei piccoli paesi, nei piccoli centri, c'è la frammentazione dei terreni. Sono piccoli, eh? Sono piccoli perché ognuno, quel piccolo che ha, lo divide per i suoi figli, che a sua volta ha i suoi figli, magari uno che ha 10 ettari di terreno in partenza, arriva che ogni figlio gli deve dare mezzo ettaro. Guardate, è grande la Sardegna, si trova a Bascoli. Sì, la Sardegna è grande, però no, qui almeno non ci sono grosse estensioni. Ma c'è una speculazione immobiliare, c'è il pericolo di turismo? Ma il turismo e gli immobili in generale, adesso qui si stanno fermando, come in tutta la Sardegna, non c'è più quel boom, non c'è più la richiesta. Perché alla fine anche qui inizia a sentirsi la crisi. Sono prudite le aree, sono prudite queste aree del turismo? Sono riservate all'agricoltura? Ci sono leggi? No, leggi non ce ne sono, però di solito anche qui si vede, guardandosi un po' intorno, le case sono un po' sulla parte più alta o sulla parte dove ci sono più rucce, per poter lasciare spazio quel che rimane al bestiame. Riservato al bestiame? Sì, riservato. Diciamo che non è una legge scritta, ma una legge usata. Usata. Ah, tu sei figliolo e figliolino di pastore? Sì, io sono figlio di pastori da 3-4 generazioni abbondanti, sempre qui a Torpè. E per il momento continuiamo ad andare avanti, finché non arriverà il momento dove non ci sarà più abbastanza remunerazione per non, cioè il giorno che arrivo e non ho la giornata pagata, allora non mi conviene più rimanere in campagna. Allora vedi, abbiamo filmato due tebi, abbiamo due begure, poi abbiamo due maniere che faccio formaggio. Dunque vedo che sei un pastore che lavora assai e penso che in una maniera forse moderna oggi lavora, posto che tiene ragione, ma è sempre modernista. Allora qui mangiamo in piedi, sì. E poi adesso che ci sono le rastrelliere va meglio così, altrimenti prima si prendeva proprio la pecora e ci si sedeva a cavallo. A cavallo? Quando non c'erano le rastrelliere, quindi veniva da avanti e poi mungevi a cavallo della pecora. Sì. Questo è un modo tradizionale? Questo è il vecchio modo tradizionale di macchino, fanno in altre parti del paese, in Sardegna, ci mettono proprio e mungono questa maniera, però qui a Torpè no. È il mio, Ari, dritto, è mio? Non lo so, non l'ho mai provato dall'altra e non lo so fare. Con un uso, qui non c'è quella tradizione di mungere così. C'è poca gente che lo produce, quindi qualcuno preferisce più acquistare una forma di formaggio da un pastore anziché comprare il tipico formaggio dei caseifici.
al supermercato. Il sapore cambia, perché lì il sapore è costante tutto l'anno. Hanno quel tipo di formaggio ed è solo quello. Cioè, è inalterato il sapore, perché tramite alcuni processi riescono a produrre la stessa cosa durante tutto l'anno, ecco. Invece questo dipende, quello di gennaio è diverso da quello di febbraio, quello di dicembre è diverso da quello di agosto. Sei felice di mantenere questa tradizione? Sono felice di tenerla e più contento quando riesco a tramandarla a qualcuno, anche se io sono piccolo. Eppure c'è tanta gente che viene a chiedermi come faccio, e magari si compra 3 capre o 5 pecore e si fa il formaggio. Mi piace tenerlo ed insegnarlo. Hai la passione, c'è molta passione. Quella è un caso a parte, perché se non hai la passione non riuscirai mai a fare l'allevatore, il pastore. Sì. Ma quello è su tutti i campi. Qui devi mettere un po' più di passione per poter andare avanti. E facevo formaggio. Faccio il formaggio come mi hanno insegnato, con qualche piccola modifica per migliorare. Facciamo in campagna tutto quello che riusciamo, almeno in parte, il fieno, un po' di granella per abbassare i costi. Anziché andare ogni giorno al mangimificio, qualcosina riesco a produrla io, quindi abbassiamo un po' i costi di produzione. Ma un pastore può compagno se lavoro? Allora, per come la penso io, se fa solo il pastore deve avere un bel po' di roba, possibilmente almeno 150 capi di bestiame e un po' di terreni che siano i suoi, però. Yeah. Perché già se iniziamo a pagare affitti, hai poco bestiame e magari non hai neanche il trattore, allora rende poco, quindi devi cercare sbocchi da qualche altra parte, non devi fermarti al solo pastoralismo. Ah, tu sei andato a scuola per imparare? Sì, io sono andato a scuola, ho alcune nozioni in più di uno che magari è solo cresciuto da quello che gli hanno insegnato i genitori. Ma è facile per un giovane pastore di diventare pastore, è facile? Allora, in questo momento in Sardegna, se riesce la regione con la comunità europea a decidersi, ci sono degli incentivi che ti aiutano a fare il primo insediamento in agricoltura, che sia agricoltura, cioè allevamento proprio di bestiame, oppure agricoltura, ortaggi, oppure qualche olivari. Però no, la legge non è, il bando non è ancora uscito. Ma oggi i giovani sardi vogliono fare i pastori? Qualcuno sì, c'è un ritorno alla campagna. Ah. Un ritorno alla campagna perché alla fine non c'è altro lavoro. E se uno ha un po' di idee e un po' di voglia di lavorare, magari riesce a crearsi un lavoro, anche se piccolo, ha un reddito. E un reddito è sempre meglio di niente, se uno rimane a casa è solo a spalle dei genitori. Come è la bene il pastoralismo qui in Sardegna? Come è il futuro? Come è incerto per il momento, perché ci sono tantissimi problemi proprio legati al mondo agropastorale. Dipende anche alla persona, dipende da cosa pensa, da quali obiettivi ha e dalla voglia che ha di fare, altrimenti abbandona facilmente, perché è un lavoro che richiede un po' di sacrificio. No, ma io e tu ieri sera che il lavoro non è mica valorizzato? No, non è valorizzato perché alla fine, come ogni cosa, siamo in Italia, chi produce è sottopagato e invece chi guadagna è quello che fa da tramite. Sì. Alla fine quello che magari è l'ultima persona che vende il prodotto potrà guadagnare sicuramente più di me, che sono il principale produttore, cioè l'inizio della filiera. Ma c'è sei travaglio per fare un formaggio, c'è la dara, c'è un pastore, c'è un saper fare. Allora non capiscono qui, eh? Qui no, non è che non lo capiscono, non pensano o non vogliono pensare quello che c'è dietro a una semplice forma di formaggio. Il formaggio non fa la mica dal cielo, eh? No, non scende dal cielo, anzi. Rimane in terra e bisogna sacrificarsi un pochino. Perché non capiscono mica che tu ti stai figurando un pastore, no, un travaglio che c'è. Non capiscono e certe volte non ci credono neanche, se magari ti metti lì 5 minuti e gli spieghi cosa c'è dietro.
Allora, guarda, ieri sera abbiamo fatto un giro ad Asianda, abbiamo visto una cosa che è curiosa, un mungi di amica, un amico in corsa. No, è quello per mungere qui, è diverso. È diverso, naturalmente in Corsica si munge così, seduti dietro la pecora. Come dice in sardo? Abbacchino. Abbacchino. Qui si dice così perché di solito è la mucca che si munge così. La mucca sta in piedi e tu ti metti dietro e ti E qui è dritto. E invece qui ti metti proprio sul fianco della pecora se ci sono le catturanti moderne, altrimenti proprio ti accavalcioni sulla pecora, ti metti giù e il problema è della schiena. Alla fine hai più problemi, hai più fastidi perché sforzi di più. Allora, prima di partire l'isola di Agreda, ma anche in Creta, in Grecia, ti propongo di partire nel centro della Sardegna, in montagna, nella Barbagia e la Spromonte, che è un paese di Ursulei, e avere questi pastori che trovano nell'antica, nelle cabane che li chiamano Ebinetti. Ursulei è un paese di pastori. Dall'antichità già c'era la pratica dell'allevamento, praticamente soprattutto si allevavano capre e maiali allo stato brado, semibrado, e anche le mucchette sarde, anche le pecore, in maniera minore le pecore. È un paese molto montuoso, abbastanza montuoso, quindi poche tratti pianeggianti per il pascolo, pascoli un po' rari, pascoli marginali, diciamo, quindi adatti alle capre. Il pastoralismo, diciamo che è cambiato con nuove tecnologie, nuovi sistemi sono cambiati, non è più il vecchio pastoralismo come quando si facevano le transumanze anche abbastanza lunghe. C'erano transumanze di 30 km, 50 km qua nel paese della Marina, ma c'erano transumanze anche lunghe di 180-150 km per arrivare fino al Campidano, anche con maiali, con capre, con pecore, anche con mucche. E diciamo che è una cosa che è venuta a sparire con le costruzioni di grandi ricoveri, di stalle, e non c'è più una transumanza come c'era prima. E la gente tende a stabilizzarsi più in un posto rispetto a fare questi spostamenti. Si fanno piccoli spostamenti dalle basse latitudini invernali alle alte latitudini estive per il pascolo. In San Danala come si incrociava? Allì va bene, grazie. Questo è un vecchio baracco, cioè ristrutturato. C'era un vecchio baracco dei caprari che abitavano in questa zona, abitato fino a 15-20 anni fa. Il ginepro è caratteristico di questi tipi di baracco. Presente nella nostra foresta primaria o secondaria, come dir si voglia, è una pianta che cresce in mezzo ai lici. Si tagliavano 3 o 4 tronchi portanti e lì si iniziava ad appoggiare tutto l'altro ginepro. Considerate che per avere una buona tenuta di temperatura interna, quindi caldo d'inverno col fuoco, fresco d'estate, considerate che c'è uno strato più o meno di 1 metro di legno di ginepro dall'interno all'esterno. Vecchi lavori tramandatesi dai nostri vecchi avi, i nostri nonni e così i nostri genitori, fino ai giorni d'oggi gli operai forestali li hanno ricostruiti fedeli a quello che era. Poi sono particolari, così con questa specie di cappello che c'è sopra, ci sono solo ursulei. Quel cappello che c'è sopra si chiama Sucoro Malu. Praticamente serve sempre per far sì che non scenda l'acqua all'interno quando piove molto. Erano costruite da dei proprietari unici, però diciamo che è un bene comune di tutti. Adesso una persona chiedendo al proprietario può venire tranquillamente qua e farne anche uso, tipo noi oggi. E fare un formaggio, portare le capre, insomma, si possono usare volendo. Sì, vivevano fuoco centrale, poi vedremo all'interno c'è il fuoco centrale, si coricavano a raggiera, piedi al fuoco, tutti qua ci stavano fino a 7, 8, anche 10 persone all'interno. Facevano il formaggio? Facevano anche il formaggio, certo. Era una casa, diciamo che era una casa. Facevano il formaggio, il pranzo, la cena, dormivano là dentro, tutto là dentro.
bisogna cercare la legna, tagliarla, e legna anche pesante, si portava anche da lontano la legna. E poi bisognava fare il muro in pietra. Prima si fa il muro in pietra, poi si mette tutta la legna sopra. E ce ne vuole molta legna, perché non deve scendere l'acqua, non deve... Si aiutavano i vicini, aiutavano il subbaracco. E là sa corte là dove si rinchiudevano i capretti, dove si mungevano le capre. Soprattutto per mungere le capre. Poi in su edile, in Sacherina, si richiudevano i capretti. Quando le capre andavano a pascolare, i capretti non potevano uscire, altrimenti la volpe o l'aquila se li mangiava. Quindi si rinchiudevano là dentro. Chi lo faceva, dopo, quando smetteva di lavorare qua, poi lo lasciava a disposizione degli altri pastori. Se il figlio del padrone, se uno ha fatto su baracco l'ovile e poi vuole continuare il figlio, allora certo rimane il figlio a lavorare. Sì. In suo baracco. Se non c'è nessuno, allora può venire chi vuole. E adesso stanno cercando, li stanno ristrutturando, li stanno riaggiustando per mantenerli anche quelli. Ce ne sono un bel po' adesso aggiustati. Sembrano dei nuraghi quasi, sono tondi come nuraghi. Nuraghi magari un po' più poveri, sono più piccolini. Di solito si alleva la capra sarda qua. Qua hanno qualche incrocio con le capre maltesi che vengono. Però stiamo cercando di riportare sempre la capra sarda, perché è la migliore. Qua si è adattata la capra sarda e quindi dobbiamo continuare con quella, perché è quella che resiste meglio. Gli animali devono essere forti, devono essere robusti. E mangiano quello che trovano, mangiano foglie, mangiano quando c'è un po' di erba, quando altrimenti mangiano legna e foglie più che altro. Sì. E beh, ogni pastore ha il suo segno. Sì. Non per riconoscerle lui, perché ognuno conosce le sue capre, però un altro magari che le vede deve riconoscere. Abbiamo conosciuto questo modo di lavorare, quindi continuiamo con questo metodo. Ci sembra abbastanza buono il metodo. Più naturale, eh? Sì, è più naturale, certo. E la mungitura a mano? La mungitura sempre a mano, sì. Magari ci mette un po' più di tempo, però rimangono più calme anche le capre. Sì. E io vorrei fare questo. Io adesso sto studiando per fare questo e la mia passione è sempre stata allevare gli animali, quindi voglio aumentare il gregge, certo. Quasi ci siamo, eh. Questo è un formaggio semicotto, quindi va portato in temperatura intorno ai 43-45 gradi. Quando si riportano il fuoco, un formaggio semicotto è sempre molto importante eliminare molta acqua, molto siero, molta umidità dal formaggio per poterlo conservare, che sono formaggi, ricordiamoci, che comunque vanno conservati per 6, 7, 8, anche 12 mesi. Lo preparo praticamente per metterlo all'interno della fuscella della canestra per poter perdere siero. Adesso si lascia così. Praticamente c'è tutta un'evoluzione delle forme del formaggio. Si è iniziato centinaia d'anni fa con le forme in legno, le prime lavorazioni si usavano le forme in legno, inizialmente avevano pochi buchi, ce n'è anche un'altra forma più antica che c'ha pochi buchi, questa c'ha già i 5 buchi, dopo è arrivato l'alluminio, i buchi fuori servono per il drenaggio del siero, che comunque ricordiamoci che il formaggio deve drenare il siero, deve perdere l'umidità per poterlo stagionare. Prima invece, quando inizialmente non c'era la plastica, anni fa, si usava prima il legno e poi l'alluminio. Ovviamente per poter aiutare il formaggio a perdere il siero, con le forme in legno e l'alluminio, si aiutavano con le mani.
un discorso moderno. Sì, beh, i tempi sono cambiati, purtroppo così è. Non posso fare le cose come le facevano anni. Saluto a tutti, eccoci dunque in Creta, un'isola greca, abbiamo attraversato tutto il Mediterraneo e siamo ricevuti qui vicino alla capitale Eracchione, siamo nelle montagne a Creta, qui abbiamo i pastori in tenuta tradizionale, che sono tenuti ad ogni giorno e giocano a Cialambella, noi, gli stessi strumenti che noi, hanno tenuto e sono tenuti e sono tradizione. Allora, sono ricevuto da un giovane pastore, Giorgio, ti saluto, e giusto appunto mi parla appena di la situazione di l'allevo in Creta e di la situazione di Cione. Allora, vorremmo mandare una cosa, Giorgio, tu perché hai fatto pastore? Mi sono fatto pastore perché i miei antichi erano tutti pastori. Ti piace? Di una maniera di gampa che mi piace. Allora, oggi in Creta i giovani si possono stare là? Torna a essere voscosa in una discola e pagliamo. Fare pastore è un lavoro faticoso. C'è tempo a riposarsi, ciò là essere sempre vicino agli animali. I gabbadogli non mancano e malattie, un tempaccio e poi anche la rubaccio degli animali. È facile di trovare i bascoli. In regione non si trovano mica sempre. Quello che una mica terra di famiglia si trova in l'obbligo d'affitta o di compra. È caro di affittare terre. In analoga di periochi, anni in seorigni periochi. La fitta non so mica gare in montagna perché non si può mica coltivare. Ma in piaggia la fitta so troppo gare. Tutte saprebbe una pigliorosa saggetà. Oye, c'è un pericolo ai gas e al turismo? Per ora il turismo non è mica un pericolo per i pastori, perché ci sono poco sviluppo di questo settore in Piemonte e in montagna. E il governo aiuta a bestallare quando siamo siete giovani? Lo Stato greco ci aiuta, ma non basta mica per comprare il veno e un mangiare per gli animali. C'è zootrofes acrives perché c'è troppo si chereccia in più brezzo di latte un cresce mica parapogli discogli e ma parla appena le razze di capre di pecore che razze i capre di pecore hai da qui le nostre capre e le nostre pecore sono di razza nostrale facciano 6 latte e facciano un litro un giorno più o meno c'è un pericolo da ste razze che poi non lavora e prospazzume. Si può dire che quasi tutti i pastori allevano le razze nostrale, sono facciate rosse o facciate nere, possono campare o caldo o freddo. Certi pastori avevano fatto anche pecore di Francia e di Israele, ma non possono campare qui. È un pericolo di vabbè essere razze a vora. Safos c'è in cindino, c'è para poli voschi, e hanno fatto megale zimnie a poti bolli. Queste razze forestieri sono un pericolo per le nostre razze. La razza ha proposto il perivalo di coma. Όταν έρθει το germanico. Le nostre gabbre e pecore sono qui in casa soia e puno gampa senza gabbadoi. Ma parla appena idee. Si pastore poi gampa di un mestiere. Το να είναι κάποιος μόνο βοσκός είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσει. Συνήθως στην Κρήτη. Fa un pastore di un cabadoglio, quando ho latte e un bastabiù, ce la fa un gaggio per avere un rivenuto e ho fatto un caggio particolare che mi permette di campare meglio. Galactocomico. Dove ho venduto il formaggio? Το tirito το πουλάω επιτοπλίστων στην Κρήτη. Vendo un mogaggio in Creta e in Grecia, Beawa. Non mi interessa mica di mandarlo altro. Ma
Allora, oggi in creda oggi c'è sei pastori come te. In creda c'è sempre sei pastori in montagna e parecchi giovani vorrebbero diventare pastori. Ci so che è importante per l'economia agricola i pastori. Io non ho molto l'economia agricola. Il pastorame è un'attività maggiore per Greda, ma lo Stato greco non ci aiuta mica abbastanza. E chi bisognerebbe come aiuti? Un mangia per gli animali e da se deve soccare. Ci vorrebbe accrescere il prezzo di latte, di carne e di lana per campare meglio. C'è un periodo di... Τα άλλα προϊόντα του ζώου, όπως είναι το κρέας και τα μαλλιά, ας πούμε. Ci sono sempre montagnere. Είναι απαραίτητη συμμετοχή στο κοπαδιόν. Ci sono sempre assai montagnere. Che l'inverno si può stare in montagna, face troppo freddo. Cioè la in piedia. Metà di novembre. Dunque, stanno a stadina in piedia e l'inverno montagna. A stadina in montagna e l'inverno in piedia. Καλλιώρα, τώρα είμαστε στην Πιαγιάδα. A stadina i pastori sono in montagna e l'inverno campano in piedia. Fate un formaggio in montagna. Φτιάχνουμε τυρί, φτιάχνανε με τον παραδοσιακό τρόπο όπως παλιά, με τις εγκαταστάσεις που είχαν. Είναι λίγο δύσκολο να παράξεις τυρί, χωρίς να έχεις ψυγείο, χωρίς να έχεις τα απαραίτητα σκεύη και εξοπλισμό. Όμως, στο χωμάγιο και ημπεκιάδο, είναι έγκοδε. Στα βουνά, μπορούσαμε να συντηρήσουμε το τυρί και όπως ακόμα το κάνουμε την περίοδο του καλοκαιριού στο βουνό. Per finire, pensi che c'è una bene per i pastori in creda? Αν δεν αλλάξουν τα δεδομένα, όχι. La bene sarà castigata per i pastori, sì, in condizioni di vita e di lavoro non cambiano mica. Allora, un ringrazio dunque di essere ricevuto qua. E ma è come sua mamma facendo un formaggio e un roccio, e proprio ci hanno invitato a fare un ribasto all'uso di agreda. Ecco, ci siamo ritrovati in Corsica, da qui a una stonda, a presto. In creda c'è più di 1,5 milioni di pecore e di capre, 120.000 pastori. Ma avete questi pastori che una vita straziata, c'è sei montagne e un ciuci unghie mica sempre in vittura. C'è la merchia e poi c'è un quasi chia. A sti giorni di piacere vi fa i pastori, ma in Grecia c'è una crisi economica maggiore e un anno mica mezzo installassi. Ai tempi c'è di meno pastori che facciano un gaggio di maniera tradizionale. Ci sono enormi imposte dell'Europa e tutti i pastori hanno mica i mesi modernizzati. Oggi un latte pecorino è pagato 90 centimi un litro e un latte capruno vale 70 centimi. Ma i pastori non sono mica troppo contenti e vogliono che i prezzi crescano. Perciò oggi quasi tutti i pastori danno latte ai lattaggi industriali che facciano un cacio chiamato graviera. E le nostre latterie producono più di 80% di un cacio fatto in creda. C'è abbastanza latte, ma come ha detto Nanzo, il prezzo è sempre troppo basso e ci sono difficoltà per campare di questa maniera. E noi potremmo dimensione per le stesse ergasie non è biosimo. Anni fa l'Europa dava l'aiuto, ma oggi c'è più soldi. Questa aiuto è uno permesso ai pastori di svilupparsi. Oggi c'è sei pastori che piantano, perciò non c'è più soldi. Sovaresi podomes tecnotrofia, podomes exichronismos. È un peccato perché la Grecia è un'isola che permette di produrre carne e latte di qualità. Pigiene engera sa tirocomia e na paragomen a ποιοτικό προϊόν. È bello che il clima è secco, ma gli animali baciano le erbe e che saurisciano il latte. Πάρα πολύ καλά προϊόντα ποιοτικός που δεν μπορούν να τα παράξουν ούτε στην Ελλάδα αλλά ούτε στην άλλη Ευρώπη. Αρμέμενε τα πρόβατα. Per fare un caso, prima c'è la moglie e la pecora, qui si moglie a cavallo la pecora, è meno faticoso. Dopo trasceniamo un latte in un mitatto, che è un nome dei nostri caselli a tradizione, tanto i pastori ci campano, allora proviamo a salvarli.
c'è ti raccomando, devi dire tu vai a portare, c'è immune a portare. Con le mulatte, ma se le tuppe fresco scademo vicino a 35 gradi. Ma poi 30, Dio, 30, 30. Mettiamo l'impresa e cacciamo un bagliore o fuoco. Un latte mette quasi un'ora per cagliare. Per rompe ci oemo di un bastone di legno che non vemo. Tu vanno un po' di bifiare, mi aiuterò, tu una catevome, c'è tuo fino me. Dopo ci ho la salì, a poco preso un chilo di sale per 100 litri di latte. Metà è pixi il conto quale, metà può venire da leptà. Ci ho la sciappa ben cagliata e poi ci ho anche sbruciato. Quando sto cagliato è sbruciato, mettiamo dentro un bagliolo tanto al fuoco per avere una temperatura di 35 gradi. Tanto la ricogliamo piano piano in fondo al bagliolo per fare come una balla. Dopo aver infattugliato, lo brittiamo. Ci ho la ben frittata per fare sorte un zero. In quei tempi i pastori si giovano di ste vattoglie che li trecciano di perelli. Noi oggi ci giovamo sempre di ste vattoglie. So che è importante di brittarlo a. Un cacio è una sua vattoglia, ci vuole a cacciarlo o minimo tre porti, piglialo mano e poi brittarlo torna va. Se non è mica sgottato, poi agisce e anche buon bufà. Metà. Tu vanno me facchia. To trigo me ligo, tu vanno un po' di facchia, c'è pai 65 vasmus. Mogli spai 65 vasmus. Fatto un gancio, rigueremo un zero per fare un misitra, e come un surruccio. Scaliamo un zero a 65 gradi e poi mettiamo un buriccio. Ruminiamo sempre, quando a misitra rigolla, ammettiamo nuove vattoglie. Vogliamo mettere facchia exo, se ti vogliamo mettere buttare, ti vogliamo mettere buccia. A chi mi zitra trovate c'è droseri, fresca, c'è gestito. Si mangia calo fresca, in cui meno, se no, si salisce, si secca, beh, ratturarla non te ne basta. Cano me sta sottirus, cano me sta macaronia. Quando un gancio è ben sgottato, un metto un mese in un primo cacire fresco perché l'asciuga. E ti è don, per una lingua eras, alla lingua si fanno una. Dopo un rabuto in un altro cagile meno umido, a temperatura di a 15 gradi. In piena c'è ad era, ancroscio ogni tanto per tenere sette temperature. Sto cacio si può mangiare dopo tre mesi. Fegli mera per mera chieso. Siamo che c'era di più pollì, mia to chieso, dio del to chieso. Fegli ne to plino me to ladice me to xidi. Είναι και βοσκοί που φεύγουν και πάνε πιο νότια, λόγω του υψηλού υψομέτρου. Αβέμουν αράτσε η μπίγου και ξηγιάμα κόκκινο ματά. Εδώ κάνει ακραία καιρικά φαινόμενα. Κάποιοι βοσκοί φεύγουμε, μεταναστεύουμε και πάμε σε πιο νότια μέρη. Πάρα πολλοί νέοι ασχολούνται με τη χτινοτροφία, πάρα πολλοί νέοι. Η γη εδώ είναι, ανήκει στο Δήμο. Στο Δήμο Ανογείων αποκλειστικά. Η φατσάτα ρόσα, ο φατσάτα νέρα. Είμαστε μια οικογένεια. Una lattaia, gli robuste, capace di campagne in regioni secchi, senza poco mangiare. Το το δικό του μέρος, αλλά συνορεύει με το γείτονα, αλλά είμαστε όλοι αγαπημένοι. Στα νόγια υπάρχουν πολλών ειδών πρόβατα. Μια χαρακτηριστική ράτσα που η οποία είναι από πολύ. Ad un dire che l'occasione per i pastori di Roassi. Invediamo i nostri amici che ci aiutano e le rendiamo le ornate. Mangiamo, beviamo, cantiamo, balliamo, in con speranza di avere una prossima annata felice e lattata. Ti fili su, ti sigeni su, curevi sta prova tassu, cioè lemici tu chrono. Eccoci, dopo aver fatto da Montugiro in Sardegna e poi l'isola di Creta in Grecia,
siamo donna qui in Corsica, siamo stati qui in Pedralba ed hai visto che i giovani pastori, infatti, che le si assarregnano in Creta, hanno i capadogli di pastori corsi. Allora, qui siamo in Pedralba perché Pedralba era un paese di pastori e perché siamo ricevuti da uno degli ultimi giovani pastori che c'è in questo paese, che è Pasquale Marcilli. O Pasquale, ti saluto. Ti saluto anche io. Hai visto appena che i pastori in Creta sono là e cantano. Ah, ecco, mica come noi, ma poco prima anche noi sappiamo là e cantare. Hanno tenuto esodo ai giovani. Hanno tenuto esodo ai giovani, sai a fare come li facciamo qui, ma qui pare ci si sono persi e quella si cerca la mantenere ancora quella. E poi in questa maniera un gaggio è prittato, dicono un sarto è prittato, infatti allora vi da Carchifiore, abbiamo mostrato Carchifiore questo appunto di una pastora sartinese, mamma Casaianca, che ne abbiamo filmato una quindicina anni fa, che faceva formaggio, si può dire come Sardegna in Creta, ma qui infatti a me ne devo formaggio non è mica lì stesso in Corsica Soprana. Mica è tutto lì stesso, qui non brittiamo mica un gaggio. Certi scalo, certo non scalo, noi non scaliamo mica e non gritiamo mica, non l'abbiamo mai fatta questa noi. Cioè, la ricchezza è a Corsica, infatti. Tutto il mondo ha una maniera di lavorare differente. Allora, parliamo appena di prima il tuo paese, Pedralba, è sempre stato un po'. Qui è una tenda ok danda qua su. Qui è la nostra montagna, ecco. Ok danda, a Gimiri di Bozzo, non delle acenemmo piccole. E qui è stato un paese di pastori. C'è stato fino a 29, 20, 30 anni di pecore e 18 di capre. E quella è una montagna? Tutti quella è una montagna. Montagnano tutti. Dopo Sant'Antonio è montagnano. Ah, tu hai due pecore su qua sua oca? Mi da le baulili a Ridi di Bozzo. Hanno una sua vestita, a mano è gordo, è vestita, io ho portato l'acqua, dopo domani è lì stesso. A vostra secche venite? A vostra secche. Abbiamo monto, visto, abbiamo fatto un gaggio e abbiamo lasciato l'esica. Allora, infatti c'è una regione qui, era di montagna, infatti la montagna è corta qui. E qui è posto, qui è con la nusole. Siamo in su a Ugiasino, vale un'ora o posso intenda. Allora, a rilevo c'è in paese, perché c'era sempre, oggi quanto siete giovani pastori qui? Per coraggio sono solo. Ma come vi spieghi qui? È stata che parecchi si hanno avuto abbandonare per via di esichie, in anni 70, soprattutto per parecchie vende di pecore, ne è restato qualcuno, dopo sapete, certi sono mica maritati, non mica violi, e io è stato a un mo' a Bulaia, io l'ho aiutato, talmente passione che ho fatto il pastore, ma dopo a me credo che l'affare pianterà qui. Perché dice una situazione di pastoralismo, un corso è difficile, tu pensi oggi che c'è un problema di essere per i pastori? È sicuro che campiamo, non sempre campate, poi si campa con l'animale, è sicuro che si campa bene. Ce la fa la veramente, ce la fa la volentieri, ce la fa la compassione. Difficile. Un mestiere un pastore mica, non c'è mica segreto, se mo lavora, se mo fa la compassione, si riesce a un mestiere. E dunque buona all'astro. E dunque buona all'astro. Questa allora si sa quando mo concibia e non si sa mica quando mo finisce. Ma c'è abbastanza mesi per stallarti, per i giovani oggi se uno sta là e dare, basta che c'è un capadoglio di dare prima, no? No, qui avevano fatto assai case, cortaline, qui c'è più cortaline. Ma fai, si carchi esce durante sempre, non è mica mille pecore. Ma c'è un canale qui, puoi devo là fino allo Strigone. E me valano. Di dicembre in piaggio sino a Piaggia Urta, che noi chiamiamo a Piaggia Urta, sino all'entre unio sto con quaggiù. E tu chi sei a dovremmo ora oggi a te? Chi gli uglio da capadoglio per avanzare appena nel tuo mestiere? Chi gli è che ti manca a te oggi qui? Sono i mesi per modernizzare appena avuto. Chi gli uglio da capadoglio a te? Un problema è se ha un mezzo. Che hanno provato dai giovani, ho passato un concorso anno e hanno aiutato. Con ciò che ho aiutato, ora mi vorranno aiutare. Per avere nuovo, mi sempre la mano. Ma questo, sì, tanto che voglio fare, verrà. Ma si sempre con tu per ridire? All'antica. Siamo sempre all'antica. Qui in paese non ce n'è che uno che mangia la macina. Là si mangia tutta la mano. Perché hai devo andare giù? Che... E ora vado a ridere, allora io sto con tanto a mangiare. Anche se l'hanno volato, è per una passione. Ma domani devo l'ingrandarsi perché ha cambiato maniera di lavorare. Ma non si può mica ingrandare troppo, in un paese non si può mica fare 400 pecore. No? Allora, quella volta che andavamo, non avevamo abbastanza. Ah, tu, un mestiere l'abbiamo parlato, aiuto do abone, do abu, c'è una starpa di pastori voi? E noi siamo tutti stati pastori, io da Yugo l'ho fatto con Baba e con Moa Bocci, un zio che pastore, montagnano, montanda. Mangiamo tutti insieme in campo sta fa bene, come ti hai visto in campo, una presa all'altra mangiano. È sempre stato apprezzato molto, a passione. Ho dovuto abbonare il pantalone, è vero? Ma è vero.
È vero. Da Juve. Da Juve, Juve. E quando la passione... Quando un uomo andava in Carchilogo, perché si aiutavano tra i pastori, io era Juve, Juve, se non mi buttavo a mica, mi lampavo in terra, stritava, per poi partire con ello. Allora, giusto appunto lì, ma fa un giro e te, eh? Dunque abbiamo fatto un torno a Pasquale Marcello, e moglie, e fa un formaggio. Chi caccia, chi sordi, è sempre pagato, un raglione è sempre pagato. E poi è anche più caro che certi, sanno che gli agricoltori sono pagati dallo Stato e loro vogliono essere pagati anche lì. Crescono i... E tutti, mica tutti gli anni, ma tutti i 3 o 4 anni cresce. E poi ce le do la data sempre. Mica così faccio. Ci sono i vaccaglioli, ci sono i capraggi che si installano. I pecoraggi non ce n'è tanto che si installano, ma è chiuso, in dei paesi hanno fatto le case e si fa che i ragioni strettiscono. E c'è un paese si può più stare? Un paese dopo la gente, sapete come lì è pecore, certi la supportano, poi certi non la supportano mica, sentono le schille a notte, allora si fa che io mi sto tranquillo in piaggia urtaca, dopo montagno sto con 15 anni in paese e poi dopo mi ne con l'intenda. Avvicinate, buona. No, famiglia, c'è stato che pastori. Che pastori? Vacche e pecore, e capre. Parecchie generazioni? Parecchie generazioni, sì. Avete conosciuto quale questo Vabbone? No, Vabbone no, ma li conoscevo i zii e mammoni che erano anche le, facevano i bagioni a lei. Era lei di regia. Quando montagniamo, all'entrata, dopo 13 giugno si montagnava. Dormiamo quassù in mese, fino a mezzo a Santa Maria si parava. Qui a stare quassù. Tanto che muoviamo fino a tanto, fino a ora. Tutte le mani parlavamo l'altra. A tanto c'era una trentina di pastori da capre e piccoli. Sì. Un figliolino ha riguardato che ha preso un uomo. E no, gli attori finlandesi non è possuto battere. No, no, si è possuto impiegare. Ma perché non buriate mica che io sti fiori che sono i pastori? Per una vita mi temo sempre all'acqua e il vento questi bugiari. Invece quelli sono piegati. Vogliono la sera, andate la sera, si rendono tranquilli. E basta. Noi siamo sempre montati a mano e... E per noi è più è meglio come dopo mangiamo anche montagna e dopo abbiamo qua con chi gli monta la macchina non si può più mangiare a mano allora. E poi a me mi piace. Allora si fa che per un momento preferisco mangiare a mano. E dopo la macchina come noi scambiamo solamente il logo, la macchina è tutto un travaglio, c'è un trattore e poi dopo per abituare con la Nanto, si fa che a mano mi vuole costruire ogni logo e mangiare. Io conoscono più le pecore montate a mano che montate a macchina, mi maneggiano di più le pecore. È più che mi piace di moglie. E lo segno a croce, ho sempre visto fare un muovo a mia mamma, più a mia mamma che un muovo, che è il cliente. Ma... E ho sempre visto fare, ho imparato così. E di nuovo, quando li cagliano il latte, di Gianna i tempi, che sul latte sia benedetto e un caso di quelli che mangiano siano in pace e salute. Quando caccio il latte, io dico questa. Ah, quella cantina vecchia. Non ho fatto caso qui. Sì? Non ho fatto caso. Erano antichi qui. Antichi, e poi c'era ancora una vicina che veniva a farlo qui. Ah, va, e giusto va per la statina che dopo ne abbiamo mica. No? È giusto per la nostra merenda e per il piacere di fare un caso, no? Però ogni tanto sempre un altro, non ce la fa qualcosa. Noi un caso si salisce a yogurt, si sa prima a sera, a mano, dopo per conservarlo già salisce da una pena. Dopo mettiamo in tante tavole. E tutti i guioni sono a girare e poi sono a lavare. Dopo faccio la primiccia e la primiccia la cacciare, sennò si prende lui e serpole. E si fa che tutti i 3-4 guioni sono a girare. E girare, manigliarlo.
Ma giusto che ti piace anche la poesia? Ah, è la poesia. E qui ci sono stati i poeti. E abbiamo parlato nei pochi poeti. E ciò che anche la memoria per ritenere. Ritengo. La memoria e ritengo. Basta che senti, io tre porte. Qui c'è un vecchio che tu conosci, Angelo Giovanni. Ne ha fatto poi, ha fatto la montagniera, la piagira, la montagna di Denda, l'anta Esobego, l'anta Lourdes, l'anta Idiota. Ha fatto tutti i nomi di luoghi, li ha messi in poesia. E queste sono le parecchie che conosco. E un altro affare, io ho fatto un giro, se ti ricordi, siamo quella di Montagnano, e conosce tutti i nomi di luoghi. Questa è la giampara di un Moabò. È importante, eh? Perché un Moabò è un epoca di sciocche. E di stadina culamo, qui per la giola, quando siamo culati. E lui mi dice, qui si chiama così, ci calamo. E lui mi dice, qui si chiama, e poi lui mandava, mi sono sempre interessato. Se non lo mandiamo mica, non abbiamo mica imparato. E poi infatti a Dubunimia gli appena la storia di una regione. E cioè conoscerla. Ah, parecchi, di giovani, cacciaoro mica. E dicono più luogo, dicono, on è là, siamo gusti, siamo quella, non dicono mica un nome. Non c'è più la conoscenza del territorio, eh? Allora, se cioè conosce il luogo, e questa è tutta una passione. E ora abbiamo imparato con passione, con Moabò, io ho dato la scienza, ben intesa da un babbo. Moabò, pietra per pietra conosce. Pietra per pietra. Allora, ti sei messo a fare un formaggio. Allora, come vuoi, perché è bello che vendendo latte si vince poche cose vendendo latte, no? Noi abbiamo un caso giusto così, per siccava, abbiamo un latte, siamo obbligati a siccare, e facciamo un caso per la nostra buchista, per pagare i ragioni. Per il momento non faccio mica bevende dei magazzini, tutti. Ma vennerà anche questa signora. Ma noi tempi del tuo paese facevano un calcio, tutto il mondo un paese? Qui tutto il mondo, erano le cantine piene. E per questo che si dicevano, che tutto il mondo, in ogni famiglia c'era un pastore, allora le cantine erano piene. A mozzi, amici, noi a mare erano pieni i calcio, poi giù a Porturallo, giù a Lavallo. Perché tu sai, tanto, non era mica come oggi. E perché tu non mica continuato a fare formaggio? Perché? Perché che è troppo lavoro, ragazzi. Ci sempre un pensiero, riesce o non riesce. Allora, noi abbiamo più tranquillità. E poi solo non si può mica fare come muore. Sarebbe una moglie. Bene, era un cugue. Fai tutti i marini. Ci manderemo una buona moglie per Augas. E perché abbiamo visto un capraggio, per esempio, Nucciani, Sebastiano Uccelli, è maritato, la sua moglie faceva Augas. E un po' di famiglia, infatti. Un travaglio di famiglia, pastore. Ma si vince più. E a mamma faceva Augas. Dopo, muovo. Ma vince di più fanno un calcio? Si vince tre porti di più. Sì. Questo è un affare, no? Ma come un dollaro, come faccio? Lo vendi a un... Lo vendi alla società Roquefort. Sì? Di poi abbiamo cominciato. Ma per la bene, conti fa? Conti continua così o conti... A me dà. A me dà cagliaraglia, a me dà da giù morante. Perché tutto il mondo fa il calcio. E dopo il calcio c'è la sbarazzata, c'è la bene. Allora, per stare là, se pensi che abbiamo parlato di noi appena con tutti i capiccioni, pensi che c'è abbastanza meglio che per i pastori? Pensi che oggi c'è abbastanza aiuti o pensi che ce l'ha cambiato appena i... Siamo le travagliacce, l'aiuto di Iano, sicuro che ne hanno mancato troppo abbastanza, ma ci vuole accontentarsi di ciò che li diano. Yeah. E dice beh che li diano qualcosa, in dei tempi non danno nulla. Allora, i regioni come faci? I regioni, io non è poche qui, e dopo la piaglia urtaga e si faceva che l'inverno qui non abbiamo mica pecore, la piaglia e dove pagare? Ah, io ci ho pagato. E l'affitto com'è? Come fate? Noi cose all'annata, boh. Siamo tipo di 80 anni che abbiamo cominciato e paghiamo tutti l'anno, una volta per l'anno paghiamo. Ma gli iscritti o? Io certo gli iscritti. Ma certo gli a bocca si può dire? Certo, sì, così, in parole. A bocca, in parole. Voilà, siamo giusto per pace. Non vogliono mica fare scritti no. Per... Ah, ouais, certo, non è più come prima. C'è troppo gabbadoglio ben seri. Ci sono canaudi, i gabbadoglio si fa giocare a 9 euro. Allora, come vuoi la bella? E questo, il problema che c'è, è questo. E chi è niente non ti vogliono più fare papier per poi installarti. Pensano a fare cose, che? Ma come vuoi da bene? Per un momento, dice quello... Non mi cavaggio a dirla bene perché chi... tutti gli anni scambia l'affare. Già mi ho a discorrere con il tempo e vedo che tutti gli anni viene una sicchia e sarà l'affare più importante, sarà di Ugello. Di Ugello che comanda. Oh, Pasqua, ti ringrazio. A noi ci ha fatto piacere perché infatti abbiamo due tre pastori, uno di Sardegna, uno di Greta e tu siete gli stessi. Siete gli stessi.
siete gli stessi. Sono io che ti ringrazio e se dai una barulla ai giovani che si installano, se vuoi vado a la compassione. Allora, sarà forse l'ultima barulla di sta passata tra di noi, eh? Avete visto che il Mediterraneo e i Cappadocci sono comuni. Saluto a tutti.